19 maggio parte la Mille Miglia, la 34esima edizione della rievocazione storica, parte da Brescia ma fa tappa sul lago di Garda, oramai un'abitudine, una consuetudine, passava anche prima con la Mille Miglia storica sulle strade che esistevano, però adesso le amministrazioni comunali, da Lonato, Desenzano, Silmione, hanno voluto che le auto passassero, magari si fermassero anche per dei tempi di cronometraggio. Valentino Righetti oggi alla presentazione qui nel Castello di Desenzano di questo evento, un evento che attira sempre, anche se è stato anticipato un po' negli orari, di solito partiva la sera, adesso hanno anticipato al pomeriggio, questione di marketing. Sì, beh, per quello facciamo di necessità virtù e va bene così, ovviamente. Sì, resistiamo con piacere il passaggio dalla Mille Miglia alla 34esima edizione della rievocazione storica. Ricordo che anche la corsa, il momento della gara, su 24 edizioni, 23 sono passate da Desenzano in senso contrario. Un po' sono andate, diciamo, da Brescia verso Verona e un po' sono arrivate da Verona tornando a Brescia. La prima edizione, ad esempio, del 27 arrivava dal Veneto e finiva a Brescia passando per Desenzano. Ecco, voi sul Lugolago farete un teatro, partiamo a dire. Sì, è una giornata di festa, adesso con l'anno scorso, che hanno approfittato di Expo, diciamo, hanno anticipato il passaggio e la partenza della Mille Miglia da Brescia e passa perciò al pomeriggio a Desenzano. Desenzano è sede della partenza del Tribute, come si sa, sono 150 vetture moderne, Ferrari e Mercedes, sono vetture particolari, sono bellissime e ovviamente, come diceva lei, faremo festa tutto il giorno sul Lungolago, perché sin dalle 10 del mattino ci saranno schierate queste vetture che saranno lì ferme fino all'una, momento in quale prenderanno il via, in modo da poter, diciamo, rispettare poi l'arrivo della Mille Miglia storica da Brescia, che parte alle 14.30 da Brescia. Lungolago transennato ma ingresso libero, ovviamente. Lungolago transennato, ingresso libero e con invito anche, perché ci teniamo che ci sia tanta gente, come c'è di solito, peraltro, che ospitiamo sempre volentieri e alla quale possiamo offrire, non merito nostro, merito della corsa più bella del mondo, uno spettacolo unico.